Inaugurato l'aereo di Giuseppe Gabrielli nella rotatoria in via Piersanti Mattarella, una cerimonia alla quale oltre alle autorità civili e militari hanno partecipato numerosi cittadini. Un progetto portato avanti dal gruppo modellisti Nissen che nel 2003 ha acquisito in affidamento l'aereo G91T appartenente al 32esimo stormo del comando aeronautico di Amendola. Si tratta di uno dei modelli più rappresentativi concepito dal progettista aeronautico Giuseppe Gabrielli. E anche la città ha accolto e ha perfettamente capito il valore dell'aereo, a prescindere dall'oggetto che è proprio l'aereo, come proprio simbolo del ricordo di un nisseno, Giuseppe Gabrielli, e quindi anche se testimone di un altro tipo di cultura tecnica, tecnologica, sicuramente va nel percorso di quello che è la valorizzazione di personaggi tipo Michele Tripiciano o Rosso di San Secondo che hanno caratterizzato la storia di Caltanissetta. Un progetto che dopo 12 anni, tre amministrazioni comunali e cavilli burocratici finalmente è diventato realtà. Inizialmente l'idea fu sposata dalla provincia, poi trasferita e appoggiata dall'amministrazione comunale guidata da Messana. Progetto portato avanti dal sindaco Campisi che individuò il luogo ove collocare l'aereo e stanziò un contributo di 10.000 euro per il restauro e poi completato dalla giunta a Ruvolo con un altro contributo di circa 10.000 euro per la sistemazione dell'aria e la realizzazione del piedistallo. Costo complessivo del progetto circa 25.000 euro, tra cui 5.000 stanziati dal gruppo modellisti. È la dimostrazione di come l'associazionismo può interagire con l'amministrazione per realizzare delle attività che costituiscono il bene comune. Questo monumento ricorderà un nostro concittadino che ha saputo andare oltre l'ovvio, oltre il normale, credendo nei propri mezzi e nelle proprie risorse. Ci è voluto un po' di tempo, però si è arrivati al risultato e poi il fatto che ci sia stata continuità amministrativa è un elemento molto positivo, perché le buone idee vanno realizzate a prescindere dalle idee politiche e dalla collocazione politica.